Il 2010 per me è stata una grande stagione, infatti ho vinto la mia prima prova di Coppa del Mondo a Hofalis e quello è stato una grande cosa per me e poi in più sono riuscita a fare terza assoluta della Coppa del Mondo generale e quello per me è stato un grande risultato. Per la stagione 2011 l'obiettivo sarebbe di vincere ancora una prova di Coppa del Mondo e anche magari di stare di nuovo lì davanti con i primi anche nella Coppa del Mondo generale. E i pneumatici Kenda stiamo usando dal 2010 e io mi sono trovato molto bene. Il mio modello preferito che è il Karma, è anche quello che ho usato più spesso in questa stagione. Il Karma va sia sull'asciutto che anche su tratti molto scivolosi, tiene molto bene, per quello mi piace molto. Quest'anno i campionati del mondo si svolgeranno nel mio paese d'origine, la Svizzera. Il mio obiettivo è vincere una medaglia importante e dimostrare al mio pubblico che sono diventata una delle migliori rider al mondo. Il sogno più grande è quello di raggiungere il podio più alto alle Olimpiadi del 2012 a Londra. Nel 2010 la nostra squadra ha iniziato a utilizzare le gomme Kenda e le nostre performance sono notevolmente migliorate, con una progressione che si è consolidata per tutto l'anno. Questi pneumatici hanno una notevole morbidezza, al punto che possiamo sentire perfettamente come cambia la superficie del terreno durante la gara. Mi piace molto Karma di Kenda, permette un'ottima presa in tutte le condizioni di terreno. I materiali sono importantissimi per un atleta del mountain bike, che ha sicuramente un valore molto più importante che su un atleta da strada. Cominciamo col peso della bicicletta, con gli ammortizzatori, la forcella ammortizzata, la biammortizzata, le inclinazioni e poi un discorso gomme che è la parte forse più importante tra gomme e pressione d'aria. Kenda ci ha portato veramente un passo in avanti, che Kenda ci ha fornito delle gomme con una mescola veramente buona, bisogna dire, che si adisce molto bene al terreno. E questo nel mountain bike è la cosa fondamentale.